anche qui la difesa del Milan è stata molto molto disattenta, infatti c'era solamente Baresi a contrastare tre giocatori di Juventus. È in fuorigioco questa volta Marco Van Basten. Passaggio al centro per Gullit, di tacco, poi Van Basten, ancora Gullit! Il tiro, la palla facilmente, ma la Juventus senza dubbio non starà a guardare in questa gara. Van Basten! Difficilissimo da quella posizione. Sì, lì e lui ha voluto calciare perché in mezzo all'area non c'era nessuno, ha rischiato un po', però io Van Basten lo capisco, un attaccante vero è uno che vede solo la porta, cerca solo il gol, come tutti gli attaccanti, da buon egoista ha calciato anche da una posizione impossibile. Beppe, bellissimo l'anticipo ai danni del difensore. Parecchie occasioni ha giocato da difensore centrale, lui che è un centrocampista. Avanza Maldini, il tocco per Van Basten, per Gullit ancora Van Basten. Grande giocata, va a destra e riceve Tassotti, bello il controllo di petto di Tassotti, la palla per Donadoni, in mezzo Donadoni, Gullit, poi c'è il tiro di Van Basten, l'autogol. Doveva arrivare, era nell'aria questo gol. La Juventus troppo dietro, troppo arretrata, ha aspettato troppo e ha aspettato anche che Van Basten calciasse in porta. Il tocco è stato di Tricella, andiamo a rivedere. La palla supera Favero, messa giù da Van Basten, poi il controllo di ginocchio, il tiro che non sembra essere irresistibile, Beppe. No, assolutamente no, gli ha dato, i giocatori sono bravi, capito? Possono usare anche il ginocchio, anche la coscia, qualsiasi parte del corpo. Perché è stato fatto volutamente, non è stato fatto in maniera volutosa, questo che stupisce. Ma difatti loro, voglio dire, sono bravi anche in questo, sono padroni del proprio corpo e sono in grado di fare questo. La rimessa in gioco, Totti, poi c'è Gullit ancora di esterno, Gullit sembra metterla nel mucchio, il tocco all'indietro di Van Basten, riparte il Milan con Ancelotti, ora Ivani, il servizio per Van Basten, Van Basten su Gullit, la chiusura da parte, avanza Colombo la finta, dietro c'è Gullit. Gullit controlla, poi mette in mezzo Gullit, Van Basten, Ivani e sono 2-0 per il Milan. Non ci sono parole, Cesare, guarda, vedere un Milan così veramente mi riempie di gioia. Sta giocando veramente la grande, tutti i giocatori sono in condizione veramente proprio eccelsa, proprio veramente non riesco ad usare un aggettivo che sia in grado di poter esaltare e spiegare la prestazione di tutti i giocatori del Milan. Van Basten, Ivani si è liberato come se fosse un consumato attaccante, non lo ha seguito Galia, il colpo di testa di Van Basten, poi Ivani ha calciato di interno la palla, condizionato la prestazione di tutti i giocatori bianconeri. E ora attenzione, perché la Juventus, se il Milan dovesse continuare a giocare così, rischia la goleada. Di Van Basten è stato fermato un'altra volta. De Agostini, il pubblico applaude Rose Gullit, eccolo qui l'uomo che è giunto all'Olanda e giocava da libero anche nel PSV di Eindhoven, in nazionale, in una gara ufficiale e non in una amichevole, in una gara di qualificazione ai mondiali. Avanza ancora il Milan con Donadoni, palla in area, palla fuori per Van Basten. Oh, come si è girato Van Basten, ha ricevuto da Donadoni, si è girato in modo rapido e a stare bene, non può un solo giocatore a fare la differenza. Il tocco di Gullit per Van Basten, mette giù la palla Van Basten, calcia rete su Gullit. E c'è il pallone che viene controllato da Galia. Marco Van Basten a per Maldini. Buon per la Juve che Mauro riesca a recuperare la palla. Milan che dà l'impressione continuamente di poter segnare il terzo gol. C'è il cross di Colombo con la palla controllata da Van Basten. Poi con la punta del piede riesce Bruno a Kavarov che avanza. Zavarov sbaglia completamente il passaggio, la palla recuperata da Van Basten che mette dentro per Gullit, di forza Gullit, spinge una che in questo momento ha 9 punti di ritardo in classifica dall'Inter capolista, però qui seguiamo ancora Van Basten va sul fondo, Van Basten palla in mezzo, libera di testa Bruno, poi Colombo
il tiro di Colombo, la palla. Caso il Milan, e allora i giocatori si sentono, tutti i giocatori si sentono di rischiare qualcosina più. Vediamo Sacchi in panchina. Avanza Colombo, mette in mezzo la testa di Van Basten. Grande Colombo, ha messo in mezzo questa palla, Van Basten è andato in tuffo, bellissimo, meritava il gol secondo me, però è stato veramente bravo Tacconi, ha allungato il braccio e in due tempi ha preso questa palla. Beppe, questo è il gesto più bello della partita, fino ad ora. Cercano di metterci qualcosina in più e poi va a finire che alcune volte, non dico sempre, che commetti degli errori. Però credo che poi Zoff da parte sua così e questo è veramente un peccato, perché adesso, come dicevo prima, il Milan rischia di fare veramente la goleata. Van Basten accarezza la palla di esterno, Van Basten dietro per... si allarga Donadoni, la palla è per Gullit punta Bruno, poi ancora Gullit. Il tocco per Van Basten, oggi Favero praticamente non l'ha mai per Tacconi, peccato perché è un'altra ottima occasione da gol per il Milan. Incredibile, sul pallone va ancora Ancelotti e recupera la sfera, letteralmente ubriacati i giocatori della Juventus. Il Milan sta giocando splendidamente. Van Basten davanti a sé Favero, Van Basten non passa questo filo, però alcune volte ecco alza la voce perché si arrabbia anche lui come tutte le persone normali. Calcio di punizione in favore del Milan per questo fallo su Van Basten. Forse Beppe, chi si arrabbia? Secondo il mio punto di vista, se venisse a mancare per qualsiasi ragione la squalifica di un infortunio Van Basten, io se fossi Sacchi proverei a mettere Toni, che potrebbe tirarla a giro sopra la barriera sul primo, cercando il primo palo, oppure Van Basten palo, il palo di Van Basten. Milan vicinissimo al terzo gol. Quello che pensavo tirasse Donadoni a giro, l'ha fatto Van Basten, l'ha fatto molto bene. E qui Tacconi veramente si è superato, ha fatto un grosso, grande intervento. Beppe, il piede di Donadoni è quello di Van Basten. Punta Bruno, poi Mannari ancora, serve Van Basten. Fra due avversari Van Basten, il tiro! Improvviso per Tacconi. Improvviso ma centrale. Fortunato Tacconi, questa palla gli è arrivata quasi addosso, non ha avuto grandi difficoltà nell'alzarla sopra la barriera. Però vediamo il gran sinistro di Van Basten, gran tiro, è stato sfortunato perché fosse stato angolato, non ci sarebbe stato niente da fare per Tacconi. Abbiamo visto prima che Mannari già si è dato male. Gullit, Donadoni, ancora Donadoni, poi il tocco per Van Basten, tra due avversari Van Basten, retrocede Van Basten, dietro per Maldini. Con Mauro ancora, c'è la chiusura di Rijkaard, il passaggio per Laudrup è sbagliato, la palla è recuperata e servita a Van Basten, il tocco di esterno, Van Basten lascia che salga Rijkaard che in questi ultimi minuti sta giocando da centrocampista aggiunto. Tranquillamente, hanno degli automatismi che veramente sono impressionanti. Colombo, Van Basten, sono quattro maglie bianconere tra parte il Milan, Paolo Maldini, apertura sulla sinistra per Mannari, il tocco per Baresi, vuole andare Baresi con Van Basten, troppo facile, c'è qualche spettatore che abbandona le tribune, ma questa partita merita di essere seguita fino al 90esimo per quanto sta facendo il Milan. La finta di Van Basten e poi sulla testa di Brio, in questa occasione è stato di Baresi, ha voglia di salire Baresi, lo scambio con Costa Curta, poi Van Basten, poi ancora Baresi. Beppe, giocare così anche ai difensori è voglia di portarsi in avanti. No, veramente è un piacere giocare, specialmente quando si vince. Avanza Mickey Laudrup, il tocco di esterno, palla recuperata da Van Basten. C'è Magrini in chiusura su Van Basten. Hanno capito anche loro che contro questo Milan non c'è niente da fare. Van Basten ancora, mentre Zoff manda a quel paese la sua squadra. Il tocco per Maldini, il tiro fuori,
Peccato perché Mardini veramente meritava di andare a rete. Tu hai fatto notare prima l'espressione di Zoff, ti lascio il controllo di Maldini alla palla sul sinistro a impensierire la squadra avversaria. Quando vedi che non sei in giornata, che non ti va bene niente, allora non vedi l'ora che tutto finisca più presto. Van Basten ancora, Van Basten si allarga a Costa Curta, sbaglia l'appoggio Van Basten, partita da sogno per il Milan, letteralmente un incubo.